La riconquista viscontea della Lombardia ha il suo fulcro nella rivalità tra i Visconti e i Malatesta, tra Milano e Brescia. Il periodo che intercorre tra il 1412 e il 1418 è l'epoca d'oro dei Malatesta, signori incontrastati della Romagna, maggiori vicari del papato e amici della Serenissima. Dopo la morte di Facino Cane e di quel pazzo duca di Giovanni Maria Visconti, nulla sembra frapporsi tra loro e il dominio che hanno saputo consolidare sulla Lombardia orientale. Vi ho raccontato in un altro video come il Malatesta aveva conquistato Brescia e ora mi sembra il momento giusto di raccontarvi come l'ha persa. Nel 1412 Pandolfo ha vinto la partita col suo acerrimo nemico, Facino Cane, unico in quel momento in grado di coalizzare tutti i ghibellini lombardi. Ma si sa, quando ci si convince di essere al sicuro, si cala la guardia, o peggio, ci si convince di poter mollare la presa. No, quando in gioco c'è il potere. Scampati i pericoli e sottovalutato il giovane Filippo Maria Visconti, che prende il posto del fratello alla guida del ducato milanese, Pandolfo Malatesta inizia ad incassare le fiche. Si avvale delle rendite che i suoi domini lombardi gli assicurano per prestare servizio per conto testi come condottiero militare, esattamente come qualsiasi altro capitano di ventura, sia per lucro, ma sia per aumentare i rapporti politici con altri attori regionali, in particolare con la Repubblica di San Marco. Perciò, sia Pandolfo che suo fratello Carlo, signore di Rimini, offrono i propri servigi alla Repubblica Marciana, che in quel momento sta combattendo contro l'Ungheria dell'imperatore Sigismondo nella guerra per rivendicare il patriarcato d'Aquileia. Il Friuli. La prima parte di quella guerra finisce nel 1413 praticamente con un nulla di fatto per i contendenti, ma frutta molto bene Pandolfo, che è riuscito ad ottenere un ottimo ingaggio e rapporti molto più solidi con la Serenissima, la quale gli riconosce una pensione vitalizia di 1000 ducati l'anno, gli conferisce la nobiltà veneziana con diritto di accesso al maggior consiglio e in promessa un palazzo sul Canal Grande. Inoltre gli rinnova la condotta di 1000 lance per uno stipendio fisso di 4000 ducati al mese. Nel frattempo il giovane Visconti ha appena riconquistato Monza al suo parente Storre, ma sa di essere ancora troppo debole per tentare di riconquistare i territori della Lombardia orientale, dove le forze guelfe non solo sono rappresentate dal Malatesta, ma anche dal signore di Cremona, Cabrino Fondulo. Perciò nel 1414 stipula un accordo con Pandolfo Malatesta, perché attacchi il Fondulo e riconquisti Cremona per lui. Solo l'anno prima Cabrino Fondulo aveva ospitato a Cremona l'antipapa Giovanni XXIII e l'imperatore Sigismondo, che lo aveva riconosciuto come suo vicario e in dispetto proprio a Filippo Maria. L'accordo prevede che il Malatesta avrebbe potuto governare Cremona per un decennio, dopodiché avrebbe dovuto restituirla al Visconti ricevendo un indennizzo di 25.000 ducati. Il Malatesta è stato fregato ben benone, tant'è che reputa vantaggiosa questa proposta, che in realtà è un modo per il Visconti di mettere i propri avversari l'uno contro l'altro e prendere tempo. Avuta notizia di questa insana alleanza, il signore di Cremona inizia a molestare Malatesta passando l'olio e occupando Canneto e Ostiano. Il signore di Brescia mette a disposizione del suo congiunto Gianfrancesco Gonzaga, sposo di sua cugina Paola, la Rocca di Asola e sconfigge i nemici riversandosi poi nel Cremonese insieme alle truppe mantovane, con le quali occupa Pizzighettone, assedia Castelleone e la stessa Cremona. Ma rimane in inferiorità numerica dopo che il Gonzaga ha accettato un pagamento per ritirarsi. Attendato a Picenengo, dalla porta di San Luca, un grosso contingente di fanti comandati da Marsilio Fondulo fa una sortita ed assale la sua ala destra con il signore di Zibello Antonio Pallavicini, che proviene a sua volta da Porta di Ognissanti. Il Fondulo lo attacca al contrario del castello di Santa Croce al centro delle sue schiere, mentre la cavalleria di Luchino Ponzoni lo assale sul fianco sinistro. Sconfitto, dopo 4 ore è costretto a ritirarsi a Robecco d'Oglio con la perdita di 1300 uomini tra morti, feriti e prigionieri.
Dalla linea di confine effettua continue scorrerie in territorio cremonese, in particolare per disturbare il lavoro dei campi, finché finalmente i due vengono ad una tregua a patti e il Fondulo riconosce a malatesta il dominio sulle terre conquistate nel Cremonese. In questi anni Filippo Maria Visconti cerca vanamente l'appoggio dell'imperatore, che non gli vuole riconoscere il titolo di duca. E trovandosi ancora con buona parte della Lombardia da riconquistare e nemici interni ed esterni un po' dovunque, anche per tentare di forzare un po' la mano a Sigismondo, fa un trattato di amicizia con Venezia, che ricordiamo è in guerra proprio con l'imperatore. Di contro, l'imperatore, che era disceso in Italia proprio per scoraggiare Venezia, contrasta il Visconti riconoscendo i dominus delle città ribelli come suoi vicari imperiali. È in questa occasione infatti che era passato da Cremona e da Lodi, riconoscendo come vicari imperiali e signori di quelle città Cabrino Fondulo per la prima e Giovanni Vignati per Lodi e Piacenza. Ma l'imperatore aveva riconosciuto come suoi vicari imperiali anche i Rusconi di Como e i Benzoni di Crema. Tra l'altro a Piacenza aveva anche lasciato un presidio militare, avendo riconosciuto quella città come residenza imperiale. Nasce così un dissidio tra l'impero e il Ducato di Milano, che oscilla molto fortemente tra la guerra e l'accomodamento e che porta a una serie di episodi, tra cui uno nel 1414 accaduto proprio a Piacenza, dove da Milano viene mandato il condottiero Filippo Arcelli a riprendersi la città, approfittando del momento di debolezza del Vignati, che avendo dovuto sostenere un'ingente spesa per ospitare l'imperatore e il suo seguito, non aveva denaro per assoldare mercenari. Qui l'esercito milanese scaccia dalla città anche il presidio imperiale, sfiorando la guerra aperta con Sigismondo. Dopodiché, alla fine dell'anno, subito dopo la tregua tra Malatesta e Fondulo, Pandolfo ha attaccato la signoria di Crema, guidata da Giorgio Benzoni. Con la battaglia di Offanengo sono respinte momentaneamente le truppe bresciane, ma pressato da questo pericolo, il Benzoni si affretta a giurare la sua sottomissione al Duca di Milano. Poco dopo, anche Cabrino Fondulo si affretta a proclamarsi vassallo visconteo, con l'investitura solenne della Contea su Cremona, che comprende giurisdizionalmente anche quei territori che Pandolfo Malatesta gli aveva tolto, in barba totalmente all'accordo che Filippo Maria aveva stretto proprio col signore di Brescia l'anno prima. Grazie a queste vittorie e sottomissioni, il signore di Milano riesce a far abbandonare ogni velleità antiviscontea al re dei Romani, che, scorgendo in lui l'abilità di riprendersi i domini delle città ribelli, inizia a rivalutarlo. E quindi finalmente nel 1415 gli riconosce il titolo di duca. Un riconoscimento ottenuto soprattutto grazie alle ambascerie di un bresciano, che proprio per i suoi servigi viene riconosciuto dall'imperatore stesso come Marchese di Seo. Si tratta di Giacomino Oldofredi, e ricordatevelo bene questo nome perché ne parleremo spesso anche nei prossimi video. Badate bene, perché il riconoscimento dell'investitura ducale non è una mera questione di prestigio. Il privilegio è necessario al duca per legittimare l'esercizio del potere nei confronti dei sudditi e dei vassalli, ma anche nei confronti di altri stati, oltre a garantirsi il diritto di riscossione di dazi e gabelle di vario tipo. Inoltre, il titolo ducale gli permette di riconoscere tutte quelle signorie locali de facto, che però avrebbero riconosciuto la sua superiorità de iure su quelle terre. Ad esempio, poteva spingere altri signori recalcitranti a sottomettersi come suoi vassalli, usando come leva l'assegnazione di titoli comitali, esattamente come aveva fatto con i Benzoni a Crema e con il Fondulo a Cremona. Ma vedremo altri esempi. Il duca in questo periodo vede costituirsi delle forze regionali che stanno via via inglobando le signorie minori, avvicinandosi pericolosamente al dominio milanese da est e da ovest, Venezia e Savoia. Tenendo conto di questo quadro, cerca di ricostituire il dominio che fu di suo padre Gian Galeazzo, stipulando accordi di pace con quelle signorie che sono ancora troppo forti per essere attaccate apertamente, come quella di Pandolfo, e attaccando o costringendo a venire a patti tutte quelle città che si erano ribellate al dominio milanese, anche sobillandone le fazioni interne. Insomma, osservando tutte queste dinamiche,
Si potrebbe quasi dire che Filippo fu forse il maggiore interprete della massima latina Dividi et Impera del suo tempo. Creare instabilità rinfocolando anche vecchi rancori locali è una strategia che paga e che il duca mette in atto anche nel Bresciano e nella Bergamasca, benché non avesse in mente di attaccare direttamente il dominio di Pandolfo, come detto. Infatti, nel 1414 Pandolfo ha dovuto sedare una rivolta di ghibellini, in particolare a Carpenedolo, dove ha dovuto distruggere il paese e anche il castello, ma soprattutto con una campagna militare condotta in Val Camonica, Val Calepio e Val Cavallina, dove era in atto una ribellione guidata in particolare dalla famiglia Federici e sarebbe culminata in novembre con la conquista e il saccheggio di Lovere. Tra l'altro è forse in una di queste occasioni che Pandolfo conosce la sua amante prediletta, Antonia, di quella famiglia di Lovere che proprio in questi periodi riceve dei feudi a Bargnano, da cui poi prenderà il cognome di Bargnani. Per cui no, non è Antonia da Barignano come viene sempre ricordata, ma è Antonia Bargnani. Pensate che qui a Brescia lei darà diversi figli a Pandolfo, tra cui il più celebre di tutta la dinastia, Pandolfo Sigismondo Malatesta, che del suo governo nel Riminese ci ha lasciato Castel Sismondo ed il Tempio Malatestiano. Ma torniamo noi. Questi problemi interni e la rottura degli accordi presi con Filippo Maria Visconti costringono Pandolfo ad una tregua con tutti i nuovi vicari del duca. Ma nel frattempo l'Arcelli, entrato in contrasti col Visconti e anche col Carmagnola, ordisce una congiura per proclamarsi signore di Piacenza ed entra immediatamente nella lega antiviscontea con i Malatesta e con gli Este di Ferrara. Il duca però dispone di un asso nella manica, il generale Francesco Bussone, detto il Carmagnola. Di origini umili si diceva che fosse nato pastore e che aveva risposto alla chiamata di uno dei tanti trombetta che arruolavano giovani con la promessa di grandi imprese e ricchi bottini. Aveva militato sotto Facino Cane e alla sua morte era praticamente diventato il comandante di quella compagnia di ventura che il Facino aveva messo in piedi. Quando viene fatto credere al signore di Lodi, Giovanni Vignati, che c'è la possibilità di ottenere Melegnano a patti con il castellano, il Carmagnola nel 1415 organizza il rapimento del figlio del signore di quella città, Giacomo, catturandolo con l'aiuto di armigeri corrotti appena fuori Porta Regale, a Lodi, quando questi sta ispezionando le mura della fortezza prima dell'incursione prevista su Melegnano. Avendo il giovane in ostaggio, Filippo costringe il signore di Lodi a divenire suo vassallo e a combattere per lui. Ma non avendo intenzione di rispettare la sua parola, Filippo alla prima occasione fece catturare anche il padre e decise di sbarazzarsi di entrambi. Si dice che i loro corpi furono trascinati per le strade di Milano e rimasero appesi per giorni alle forche del Vigentino. Questa rapida ripresa del potere visconteo in Lombardia mette in agitazione non solo Malatesta, ma anche altri attori regionali, tra cui Firenze e soprattutto Venezia, che pur mantenendo le distanze decide di supportare Pandolfo sia finanziariamente, sia legandolo con un contratto in cui gli è riconosciuto il ruolo di comandante generale delle armate veneziane. Tra 1415 e 17 ci sono una serie di scaramucce tra la Lega guidata dai Malatesta e i Visconti. Alleatosi con i Rusconi di Como e con Cabrino Fondolo, che ha rotto il patto di vassallaggio con il duca, il Malatesta riesce a conquistare Lecco. Ma dopo varie vicende belliche, la città viene riconquistata dal Carmagnola, mentre Gaspare Visconti, che va ad assediare Como, ottiene da Lotario Rusconi la consegna della città, in cambio del titolo di Conte di Como e della Valle di Lugano che il duca conferisce a Lotario come suo vassallo. Nel gennaio 1417 il Carmagnola assedia anche la fortezza di Trezzo d'Adda, retta dai Colleoni. La fortezza, costruita ai tempi di Bernabò, era qualcosa di mastodontico. Protetta su tre lati dal fiume, era collegata alla sponda opposta dell'Adda con un ponte ad arcata unica su tre livelli, che è stato distrutto proprio durante questo assedio, probabilmente dalle bombarde. Si vedono ancora i resti di quest'opera che aveva un arco di 72 metri di lunghezza, qualcosa di folle se pensate che venne costruito a metà del 300. Tra l'altro il Carmagnola, per evitare interventi sgraditi, fa tirare delle catene tra le due sponde del fiume in modo da impedire l'incursione delle navi da guerra mandate dall'Alleanza. Perché sì, in quel tempo si facevano anche battaglie navali sui nostri fiumi interni. Dopotutto, se ci pensate,
Pandolfo Malatesta aveva il cantiere navale delle sue navi da guerra a Iseo, nel nostro lago. A questo punto il Carmagnola costringe la famiglia bergamasca a scendere a patti. Dopo aver catturato Paolo Colleoni ed aver fatto erigere una forca davanti al castello minacciando di impiccarlo. Trezzo è un importantissimo punto di controllo e di passaggio sull'Adda, perciò costituisce una seria e continua minaccia di invasione nelle terre bergamasche del dominio malatestiano. Nel giugno dello stesso anno il Carmagnola, appoggiato dai benzoni di Crema, invade il Cremonese occupando Soncino, che era tornato al Fondulo, Soresina e Genifolta, e mettendo sotto assedio vanamente Castelleone e Pizzighettone. A luglio attraversa il Lodigiano ed assedia Piacenza, saccheggiandola. A quel punto il Fondulo esce da Cremona e riprende Castelvisconti, catturandone la guarnigione ed invocando il soccorso del Malatesta. Il Malatesta, di rientro dalla Romagna, soccorre Filippo Arcelli che dopo aver perso Castel San Giovanni ed avendo Piacenza occupata, si è chiuso nella rocca di Sant'Antonino. Malatesta recupera la città, ma i suoi uomini saccheggiano ciò che ne rimane e poi conquista Castel Arquato. Contemporaneamente invia Niccolò da Tolentino e Biancarello da Quinzano in soccorso al Fondulo. Questi da Pontevico muovono verso Castelleone dove battono i Viscontei catturando 300 cavalli e riconquistando tutto l'agro cremonese fino a Pumenengo, che verrà espugnata a settembre. Ma Soncino resta in mani viscontee. In quel periodo gli interessi viscontei si estendono anche sulla Repubblica di Genova, e perciò le armate milanesi sono concentrate anche su quel versante. E capirete più avanti perché quel fronte è tanto importante anche per le sorti della Lombardia orientale. Ora vi basti solo sapere che tutti i nemici del Visconti decidono di fare fronte comune con Genova e proprio in quella zona verranno catturati dai Viscontei il figlio ed il fratello del signore di Piacenza, Filippo Arcelli. Proprio nel tentativo di supportare le truppe genovesi attaccando il Ducato di Milano sul fronte opposto, nel marzo del 1418 Pandolfo Malatesta decide di fare una puntata militare nelle zone verso Lecco e Como, dove il passaggio sull'Adda non è presidiato da fortezze importanti. Ma trovandosi di fronte il Carmagnola con un'armata a brivio, attraversa tutta la valle di San Martino cercando di invadere Comasco, guadando l'Adda ad Olginate, dove è più largo e poco profondo. Tuttavia il Carmagnola, avvertito dai ghibellini di quelle borgate, lo raggiunge ai piedi del Monte Brianza e lo sconfigge, causando la perdita di 400 uomini. Nei mesi successivi, Francesco Bussone, il Carmagnola, torna ad assediare Piacenza e decide di intimidire l'Arcelli, proprio come aveva fatto a Trezzo, edificando una forca fuori delle porte della città e mostrando al signore di Piacenza che è pronto a far impiccare sia suo figlio che suo fratello. Ma il signore di Piacenza, memore probabilmente di quello che era successo ai vigneti di Lodi, non si piega alla volontà del condottiero milanese, che per tutta risposta ammazza sotto i suoi occhi i suoi congiunti. Tra l'altro la resistenza è vana perché nei giorni successivi Piacenza non riuscirà più a reggere l'assedio e l'Arcelli sarà costretto a scappare in territorio veneziano, mettendosi poi al servizio della Repubblica come condottiero. A questo punto sembra imminente un attacco alle terre del Malatesta, ma accade qualcosa che mette tutto in pausa. Un avvenimento importante che rimescola completamente le carte in gioco. A Costanza, il concilio, riunitosi sotto l'ombrello dell'imperatore Sigismondo da oltre 3 anni, è venuto ad una conclusione e lo scisma d'Occidente è risolto grazie all'elezione di un nuovo papa, Ottone Colonna, che prende il nome di Martino V. Ma c'è di più, la sua elezione è importante per la futura storia d'Italia, perché la questione su dove dovesse risiedere il papato era ad un punto morto e i cardinali avevano perciò deciso che sarebbe stato il nuovo papa a decidere dove sarebbe stata la sede apostolica, per cui la lotta per l'elezione doveva essere aspra. Infatti, se i francesi volevano mantenere Avignone come sede apostolica, l'imperatore avrebbe chiaramente avuto piacere a spostarla in Germania, ma avendola spuntata il cardinale italiano, tra l'altro di famiglia romana,
La scelta ovviamente ricade su Roma. Il Papa, sciolto molto rapidamente il Consiglio, decide di ripartire immediatamente per l'Italia. E le prime tappe da lui toccate sono Milano, dove tra l'altro benedice l'altare della nuova cattedrale di Sant'Ambrogio che i milanesi stanno erigendo proprio in questi anni, e poi parte alla volta di Brescia. Entra con il suo corteo a Chiari il 20 ottobre 1418 e ad attenderlo c'è tutta la compagine di Malatesta, che ricordo, essendo signori delle terre di Romagna, sono vicari dello Stato Pontificio. Probabilmente nel suo seguito di cardinali e vescovi c'è anche un altro Pandolfo Malatesta, cugino omonimo del signore di Brescia che fino a questo punto è stato vescovo della nostra città e da alleato di Martino V otterrà nuovi incarichi. A Brescia il Papa risiederà per 3 giorni e insieme a lui i Malatesta discuteranno di tantissime cose importanti e anche molto ambiziose. Oltre alla nomina del nuovo vescovo Francesco Marerio, il Papa discute anche di politica matrimoniale, ma non vi tocco questo argomento che ho già sviscerato in un video dedicato. Tra gli argomenti caldi c'è ovviamente la politica di pacificazione tra i vari vicari del Papa ed il Visconti. Martino intende fare da intermediario e da paciere e avvia quindi una trattativa tra il Duca e il signore di Brescia che andrà avanti per parecchio tempo, fino, pensate, a marzo 1419. Poi il Malatesta lo accompagna fino a Mantova con una sosta a Montichiari. Il trattato concluso tra il Visconti e il Malatesta, fortemente voluto dal Papa, prevede sostanzialmente che Pandolfo possa governare su Bergamo e Brescia fino alla sua morte. Dopodiché le due città sarebbero dovute essere restituite ai Visconti. Tuttavia, la forte insistenza del Duca a tenere fuori Cabrino Fondulo da questo trattato fa capire al signore di Brescia che non può fidarsi del Visconti. Insomma, è il Gheracapilla su Nado. Di fatto il trattato serve al Malatesta per riorganizzarsi e cercare garanzie, soprattutto con Venezia e con il Papa, mentre al Visconti serve per concludere finalmente questa sua dannata guerra con la Repubblica di Genova ed il Monferrato, che infatti nel gennaio 1419 sono costretti ad un accordo di pace, per cui anche il doge Tommaso Fregoso riesce praticamente a garantire la sopravvivenza formale della Repubblica di Genova, sotto però il cappello del dominio visconteo. Ora, se abbiamo detto che Venezia sostiene Malatesta, dobbiamo però precisare che in seno alla Repubblica sussistono in questo periodo due visioni contrastanti di politica estera. L'inclinazione alla pace e a rimanere fuori dalle questioni italiane trova il suo rappresentante nel doge Tommaso Mocenigo. L'altra visione, invece, prevede un maggior coinvolgimento nella politica italiana e un'espansione dell'influenza veneta nella penisola. Questa seconda visione è fortemente sostenuta dalla fazione guidata dalla seconda carica della Repubblica, il procuratore Francesco Foscari. Il doge Mocenigo proviene da un'antichissima famiglia di mercanti che credeva non a torto che la vera anima e potenza della Repubblica fosse nel commercio. Perciò, se è vero che proprio sotto il suo dogado la Repubblica si sarebbe espansa prendendosi il Friuli, l'inclinazione del Mocenigo era quella di scendere a patti, a compromessi con i milanesi piuttosto che combatterli, e avendo così l'opportunità di espandere l'influenza della Repubblica sul mare. E il mare all'epoca si traduce con il Levante. Sottolineo questo aspetto perché, come in ogni società, anche qui, lo scontro interno tra due visioni contrapposte genera talvolta dei comportamenti contraddittori di quel paese. Infatti, se è vero che i bresciani e il Malatesta trovarono sempre appoggi nella Repubblica di San Marco, è altrettanto vero che, giunti al dunque con i Visconti e bisognosi di un sostegno molto più diretto di Venezia, questo sostegno non ci sarebbe stato. Capire questo dettaglio permette di comprendere il cambiamento di strategia che la Serenissima adotterà nei confronti di Brescia e della Lombardia a partire dagli anni 20, guarda caso proprio quando sarebbe stato eletto doge Francesco Foscari. Conclusi i trattati con Genova, il Monferrato e col Malatesta, e non avendo nessun tipo di sostegno attivo, a Cabrino Fondulo tocca subire l'invasione del Cremonese da parte di tutta la forza che il Carmagnola può disporre.
Le truppe viscontee sono radunate fra Crema e Lodi e divise in tre corpi d'armata. Sull'ala sinistra si trova Luigi Dalverme, al centro Arrigo Zambra e Carmagnola si posiziona sulla destra. Mentre lo Zambra conquista Pizzighettone, Dalverme e Giorgio Benzoni assediano Castelleone. Poi il Carmagnola punta su Cremona ma viene respinto a Cavatigozzi dal Fondulo, che tra l'altro cerca battaglia campale non accettata dai viscontei. Il Malatesta sa benissimo che non può lasciare che Cabrino Fondulo venga sconfitto da solo, perché è chiaro che subito dopo il Fondulo sarebbe toccato proprio al Malatesta affrontare Visconti da solo. A maggior ragione del fatto che Venezia in questi mesi ha ripreso la guerra contro l'Ungheria per il controllo del Friuli. Perciò a giugno il Malatesta invia in suo soccorso Niccolò da Tolentino e Biancarello da Quinzano con 300 lance e fanti per un totale di 2000 uomini, cercando di spezzare l'assedio a Castelleone. Da Orzinuovi e da Quinzano l'esercito bresciano giunge in vista delle schiere cremonesi assediate da quelle di Luigi Dalverme, che è stato rinforzato da una schiera di 300 cavalieri e 1000 fanti e balestrieri guidati da Venturino Benzoni. È una delle battaglie decisive ed è un disastro per i bresciani, perché Carmagnola riesce a ricongiungersi col Dalverme ed attacca i bresciani, che sono rinforzati da 2000 cremonesi delle Cernide. Probabilmente anche per la presenza di truppe non professionali nell'esercito bresciano cremonese, il Carmagnola riesce a mettere in fuga i nostri, che incalzati dal nemico mettono in salvo dietro l'olio 2/3 dell'armata, lasciando Cremona al suo destino. Di fronte alla disfatta, Castelleone si arrende e il Carmagnola decide di dare un esempio. Tutti quelli che vengono catturati in armi nelle loro case vengono appesi per il collo alle grondaie delle stesse. Poi Carmagnola, mentre con una parte dell'esercito assedia Cremona, con l'altra inizia ad invadere Bergamasco e Martinengo è la prima cittadina a consegnarsi nelle sue mani dopo che Castellano riceve un'offerta sostanziosa. Costretto dalla necessità di costituire una linea difensiva più forte, Cabrino invade l'agro bresciano occupando Pontevico e Quinzano. Forse anche per forzare la mano a Malatesta, a cui aveva proposto l'acquisto del cremonese ormai compromesso. Infatti, in cambio del suo intervento, Pandolfo aveva pattuito con il Fondulo la permuta del dominio su Cremona con il dominio sulla riviera di Salò. Con l'ingresso in Martinengo e Romano, la famiglia Ghibellina di Suardi consegna ai Viscontei il proprio castello di Morengo, sulla sponda opposta del Serio, a patto che siano versati a Giovanni Suardi 4000 ducati per i servizi resi in precedenza al Visconti. Questi fatti e la notizia di quanto accaduto ai resistenti di Castelleone allarmano tutte le comunità della piana bergamasca, che una ad una aprono le porte ai ducheschi. Con Cremona ancora sotto assedio, il grosso dell'esercito visconteo batte ad Alzano Lombardo i Guelfi della Val di Scalve che stavano scendendo per impedire l'assedio alla città di Bergamo. I milanesi occupano così un importante centro della via Mercatorum. Forse il Malatesta spera che Bergamo, che è una città poderosa, resista a lungo in modo da dargli il tempo di avviare una mediazione o comunque di ottenere il soccorso di Venezia. Ma le cose dovevano apparire seriamente critiche se i due funzionari romagnoli posti proprio dal Malatesta alla guida di Bergamo scendono a patti essi stessi con il Carmagnola. Infatti il 24 luglio, due giorni dopo che il generale Visconteo si era accampato sotto la città, Bergamo si arrende e lo proclama suo capitano. Cioè, un bresciano di quei tempi avrebbe detto «Vatti a fidare dei bergamaschi». Ottenuto rapidamente questo importante successo, il Carmagnola divide il suo esercito e massimizza la sua superiorità invadendo il bresciano e comincia, guarda caso, da quelle aree dove è molto forte la presenza ghibellina. Infatti, se abbiamo detto che pochi anni prima era stata domata una rivolta ghibellina in Val Camonica e che il marchese di Iseo, Giacomino Oldofredi, è ambasciatore di Filippo Maria Visconti in questi anni, c'è un'altra importante famiglia che tiene i piedi in due scarpe, quella dei Gambara, che domina le Verole, Milzano, Pralboino e Gambara. Per l'aiuto che i fratelli Marsilio e Maffeo Gambara hanno fornito proprio ai Viscontei per riprendere il controllo del Ducato in questo periodo, avrebbero in seguito ottenuto il riconoscimento del privilegio del mero e misto imperio sui loro possedimenti, che prevede sostanzialmente l'esenzione fiscale totale sui loro feudi, oltre che il diritto di giurisdizione civile piena sugli abitanti. Inoltre, entrambi sarebbero stati negli anni successivi podestà di Milano.
Ed è qui che le truppe milanesi entrano occupando Remedello, Carpenedolo, Castel Goffredo, l'importante fortezza di Montichiari che ha sempre avuto un'anima piuttosto ghibellina, spingendosi fino a Calcinato e mettendo sotto assedio Asola che verrà presa poco dopo. Se guardate attentamente che il Carmagnola abbia deciso di proseguere con questa prima linea d'attacco nella bassa orientale, non è casuale, è politicamente rilevante, perché si frappone tra Pandolfo e Venezia, tra Pandolfo e la Romagna da cui potrebbero arrivare i soccorsi dei suoi parenti. Un'altra pericolosa direttrice d'attacco arriva da Urzinuovi. La fortezza viene presa dopo la codardia dei castellani che l'abbandonano senza resistere e i milanesi si spingono fino ad Orzivecchi. Ma la minaccia principale passa direttamente lungo l'antica strada regia. A settembre il Carmagnola si impadronisce di Palazzolo, Pontoglio e Pisogne. Accordandosi coi Federici e Ghibellini Camuni, risalendo la valle può mettere l'assedio alla Rocca di Breno, dove è presente un castellano malatestiano supportato dalle famiglie guelfe dei Griffi e dei Ronchi. Gli resiste Chiari, ma in ottobre, piazzatosi sotto Rovato, le cui mura vengono colpite con le bombarde per un mese, secondo il Corio, ottiene la consegna della fortezza in cambio della promessa di 15.000 ducati per ripristinare le mura. E bravi miei compaesani! Il caso di Rovato è emblematico di quello che possa fare una fortezza minore. Noi tendiamo a concepire e vedere gli assedi sostanzialmente in due modalità: o la fortezza si arrende o resiste fino allo stremo, ma non è così, ci sono un sacco di altre possibilità che potevano essere adottate. I rovatesi sostanzialmente fanno il meglio che gli può essere richiesto in una situazione critica come questa e ne escono persino bene. Sapendo benissimo di non poter ricevere aiuti, non si arrendono subito, non aprono le porte al nemico. Però cosa fanno? Fanno accampare il nemico fuori dalle loro mura. Gli fanno schierare le artiglierie ed apprestare l'assedio. E dopo un po' di giorni di bombardamenti e di resistenze, dicono «Ok, adesso siamo pronti per trattare». E da bravi bottegai quanto sono i rovatesi, si fanno pure pagare perché vengano risistemate le mura che il nemico gli ha bombardato. Di fatto è il massimo che può ottenere una cittadina assediata senza possibilità di vittoria. Far perdere tempo al nemico. A questo serviva avere tanti castelli sul territorio, perché con il tempo preso al nemico che deve concentrarsi su tutti questi piccoli castelli sul territorio, si può avviare una politica che poi ribalti la situazione, no? Comunque, a novembre, il Carmagnola ottiene finalmente la resa di Cremona, dietro il pagamento al fondolo di 35.000 fiorini d'oro e il mantenimento della signoria su Castelleone con il titolo di marchese, oltre al mantenimento delle sue proprietà lodiali nel Cremonese. Inutile dire che così decade il patto di permuta tra il fondolo e il Malatesta, un patto che serviva proprio a Pandolfo anche per giustificare un suo intervento militare nei confronti del Papa, potendo così vantare un minimo di diritti di pretese su Cremona. E invece il Papa, che a inizio anno lo aveva protetto proprio con quell'accordo, con quel lodo in cui gli era praticamente garantita il dominio su Brescia e Bergamo e a vita natural durante, gli tira le orecchie accusando Pandolfo Malatesta di aver rotto quella tregua che lui, sua santità, aveva tanto contribuito a formare. E dato che anche Niccolò d'Este abbandona la Lega Antivisconte riconsegnando Parma e Reggio al Duca, ora il Carmagnola può concentrare tutte le sue forze contro Pandolfo. Ma il Malatesta deve aver creduto di riuscire ancora a spuntarla, perché già a settembre Filippo Maria gli aveva mandato delle ambascerie per chiedergli di trattare la cessione di Brescia, appena prima la caduta di Rovato, e Pandolfo aveva rifiutato ogni trattativa. A dare una speranza al signore di Brescia è ancora la speranza dell'intervento di Papa Martino, ma di più l'intervento della Serenissima, benché impelagata nella guerra con l'impero. Tuttavia il Duca sembra essere un passo avanti a lui, perché riesce ad ottenere con Venezia un accordo decennale affinché questa non si interessi delle questioni lombarde. A questo punto il Malatesta sa che può contare unicamente sulle sue forze e su quelle dei suoi familiari in Romagna, che tra l'altro si preparano a inviargli un soccorso, mentre Francesco Bussone, svernato dal suo esercito, valica i passi che dividono la Val Camonica con la Val Sabbia e la Val Trompia, quasi certamente passando da Croce Domini.
e nella primavera del 1420 invade quelle contrade fedelmente guelfe, occupandone gran parte e lasciando un presidio forte a Barghe, mentre i guelfi più facinorosi si rinchiudono nella poderosa Rocca di Nozza sotto il comando di Galvanum. Se avete osservato attentamente la mappa, avrete certamente notato che dopo essersi avvicinato pericolosamente a Brescia, città estremamente intenzionata a resistergli a differenza di Bergamo, il condottiero milanese non ha attaccato direttamente la città, ma ha fatto un bel giro prima di iniziare l'assedio vero e proprio al capoluogo. Perciò è opportuno spiegarvi un attimino come funzionava una strategia d'assedio in quell'epoca. Gli eserciti di questo periodo sono relativamente molto piccoli rispetto a quelli che siamo abituati ad immaginarci, non solo per il Novecento, ma anche semplicemente rispetto alle guerre napoleoniche. Quando un esercito raggiunge i 15-20.000 uomini, è già considerata una grande armata. Questo perché siamo ancora in un'epoca in cui la cavalleria la fa da padrona e gli eserciti sono soprattutto composti da mercenari, professionisti. E muovere un'armata di 15.000 soldati con magari 10.000 cavalli non è uno scherzo. Non c'è una vera catena logistica come negli eserciti moderni. I carriaggi sono praticamente ridotti al minimo e le derrate per gli uomini e i foraggi per le bestie da soma e i cavalli da guerra per lo più devono essere recuperati sul posto. Per cui maggiore è la dimensione dell'esercito e più grande è la dispersione per area che questo deve avere quando penetra in territorio nemico. I saccomanni e le varie unità che vengono mandate in giro per recuperare foraggio, derrate, animali da macellare, grano, eccetera, vengono mandati cascina per cascina in piccoli drappelli che a questo punto, trovandosi da soli isolati nelle campagne, rischiano di venire attaccate da quelle piccole guarnigioni che si sono rinchiuse nei castellini rurali o delle vallate. Esattamente come faceva Niccolò da Tolentino da Chiari, con le continue sortite che attaccavano appunto questi drappelli. Ecco perché è necessario anche conquistare questi piccoli bastioni sparsi sul territorio. E questo ovviamente richiede del tempo, per cui sembra esistere un limite naturale alle dimensioni di un esercito, un limite ideale. Ma anche se si avesse a disposizione un'armata di più di 20.000 uomini, o circa, capite bene che circondare e accerchiare completamente una città come Brescia, che ricordo all'epoca, secondo la maggior parte degli storici, contava circa 30.000 abitanti, quando per paragone Roma ne contava forse 50.000. Ecco, circondare una città come Brescia con un esercito di quelle dimensioni era pressoché impossibile. E questo spiega anche il perché delle continue sortite degli assediati, no? Che non erano veramente del tutto isolati dall'esterno, non lo erano mai. Non funzionava come ai tempi dei romani di Giulio Cesare che circondavano Alesia e la isolavano completamente. No, ci si piazzava con il proprio esercito in determinati punti all'esterno delle cortine murarie di quella città e per tagliarla fuori bisognava conquistare tutte quelle strade, quelle da cui arrivavano rifornimenti e rinforzi. Perciò era necessario anche occupare tutti quei castelli, quei borghi che si trovavano lungo queste direttrici. Per cui la Valtrompia ha sempre funzionato un po' da polmone per la città nei casi di guerra, dalla quale far affluire sempre rifornimenti e rinforzi. Ecco perché la conquista del Carmagnola di questa importante vallata rappresenta un colpo mortale per Pandolfo Malatesta. Accampato a Sarezzo, Francesco Bussone spinge i suoi in puntate offensive lungo le campagne bresciane, fino a ridosso delle mura. Ed è in occasione di una di queste incursioni che un arciere, un balestriere, posto sulla rocca di San Giovanni, dove c'è oggi Piazzale Garibaldi, scocca un dardo proprio in sua direzione e lo ferisce al collo, costringendolo a tornare a Milano per farsi curare e cedere il comando a Gaspare Visconti. Dopo che costui richiama parte del presidio di Barghe, Galvano della Nozza coglie il momento ed uscito dalla sua rocca riconquista Vobarno e Sabio per il Malatesta. Ma Gaspare Visconti rimanda in valle un forte contingente che lo assedia nella sua fortezza di Nozza. Qui l'intrepido bresciano, aiutato dal suo parente Giovanni Avogadro, oppongono una tenace resistenza, ma non avendo possibilità di essere aiutati, alla fine devono arrendersi.
Per darvi un'idea di come potevano andare le cose per i prigionieri di un certo lignaggio, sappiate che Galvano fu riscattato diversi anni dopo dietro un pagamento di 2000 ducati. In piena estate, tornato il Carmagnola al comando dopo essersi riabilitato dalle sue ferite, l'accampamento si è spostato a Flero e qui lo storiografo Elia Capriolo gli attribuisce tutta una serie di atrocità su cui già Lodorici nell'Ottocento aveva espresso diverse perplessità. Comunque, in settembre la situazione non è variata di molto, se non che Chiari sta per cedere. Tuttavia, i comandanti di quella rocca pretendono di arrendersi al Carmagnola in persona. Qualche maligno dirà che i Clarensi pensavano «E che cazzo, non siamo mica inferiori a quelli di Rovato noi!» Ma invece il motivo vero è un altro. Fiutato il pericolo, il Carmagnola invia un'avanguardia che cade in un'imboscata tesa da Niccolò da Tolentino, che da un anno continuava a effettuare continue sortite da Chiari, attaccando appunto tutti quei saccomanni e quelle piccole unità sparpagliate sul territorio. Il Tolentino pensava di tendere un agguato al Carmagnola per catturarlo, ma a dir la verità questa azione era altamente improbabile che funzionasse. Forse però questo tentativo va letto nel quadro di fare un diversivo per attirare forze importanti verso l'ovest bresciano, quando dalla parte opposta della provincia stava per arrivare il contingente dalla Romagna in soccorso a Malatesta. Infatti, l'ultima possibilità per Pandolfo viene da Carlo, suo fratello, signore di Rimini, che gli invia in soccorso un esercito, il quale fa l'ingresso nella piana di Montichiari proveniendo da Villafranca Veronese. Messo alla guida dal condottiero Ludovico Migliorati da Fermo, l'esercito conta qualcosa come fra 3.000 e 5.000 cavalieri e fra 1.000 e 2.000 fanti. Ecco, vedete come anche la sproporzione tra cavalieri e fanti in questo periodo sia molto diversa da quella che pensiamo genericamente, che stereotipiamo nei film. Poi magari in futuro vedremo in un altro video come combattevano gli eserciti tardo-medievali. Probabilmente il Migliorati proviene da Medole e si ricongiunge con i contingenti malatestiani forse nei pressi di Novagli, accampandosi qui prima di varcare la Fossa Magna e di Chiese nei pressi della Rocca di Montichiari. Sarebbe logico supporre che il Migliorati non sia passato in mezzo ai paesi della dorsale morenica del Garda per non arrecare troppi fastidi ad un paese amico dei Malatesta, così come non poteva probabilmente passare più a sud, dato che l'Asolano e Castelgofredo erano controllati dai Ducali, esattamente come anche Carpenedolo. Pronto a forzare il blocco a Montichiari, è qui che il Migliorati viene intercettato dalle truppe milanesi provenienti dal Parmigiano, con i capitani Guido Torelli e Secco da Montagnana, che erano stati richiamati anzitempo. Questi due attaccano per primi, mentre il Migliorati è intento a varcare la Fossa Magna. Sappiamo che inizialmente il Torelli e il da Montagnana vengono respinti, ma il successivo attacco del Carmagnola schiaccia i nemici contro la fossa e a ridosso dei Monti di San Giorgio, distruggendo l'armata avversaria. Non ci sono molte informazioni riguardo a questa battaglia e tutte le fonti dedicano pochissime righe all'accaduto. Tuttavia sappiamo che dopo 4 ore di combattimenti si salvarono all'incirca forse 300 lance e furono catturati anche i comandanti, incluso il Migliorati, che sarà trasportato inizialmente a Rezzato e poi condotto a Milano, dove tra l'altro sarà trattato con tutti gli onori. Ho ipotizzato che proveniendo dal Parmigiano, Guido Torelli abbia in qualche modo affiancato la risalita nel Mantovano del Migliorati, sorprendendolo a Carpenedolo. Ma esiste la possibilità che i ducali provenienti da sud si siano prima riuniti in qualche modo tra Ghedi e Montichiari con il contingente del Carmagnola e solo successivamente abbiano attaccato in gruppo il Migliorati. Ma dato che nessuno ha scritto di preciso come sono andati i fatti, largo le ipotesi. Alla disfatta, in città, qualcuno pensa che, essendo ancora davanti all'inverno in arrivo, ci possa essere tempo per fare qualcosa. E Malatesta, in questo spinto anche dal consiglio maggiore della città, manda Pietro Avogadro e altri ambasciatori a Venezia e a Rimini per chiedere aiuto. Ma molto più realisticamente il signore di Brescia manda a Milano in ambasceria Graziolo da Gavardo e Tartarino Caprioli per trattare con il duca la cessione di Brescia. Alla fine Pandolfo cede la nostra città per 34.000 fiorini d'oro e, lasciando il Broletto con la sua corte,
si dice che abbia intonato in francese un canto che rievocasse la sua caduta. Il Carmagnola quindi entra in città il 21 marzo 1421, ristabilendo l'autorità viscontea che mancava da 17 anni, ma che non durerà a lungo. Nel prossimo futuro, infatti, voglio mostrarvi come Brescia entrò nel dominio veneziano con un video simile a questo. Perciò ricordate di iscrivervi e di cliccare sulla campanella in modo da rimanere aggiornati. Ci rivediamo alla prossima e buon anno a tutti!